Bene, siamo qui con Roberto Romito, presidente regionale NP Puglia. Buongiorno Romito. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, la Puglia si caratterizza per una particolare organizzazione dell'autonomia scolastica, ce la racconta? Sì, in realtà questo è un problema che coinvolgerà a nostro avviso tutte le regioni italiane. Si parla di potenziare l'autonomia regionale e il nostro timore è che in questo potenziamento venga compressa ulteriormente, ancora di più di quanto non lo sia oggi, l'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, che è un'autonomia che ha avuto in questi 20 anni, da quando è stata istituita, pochi mezzi e poche risorse per esplicarsi. Ora abbiamo il timore che, dato che è prevalso fino adesso un'impostazione centralistica dal centro, diciamo così, chiamando il centro Viale Trastevere tanto non per non fare nomi e cognomi, il nostro timore è che con l'autonomia regionale differenziata questo centro in realtà si dissolva da lì, ma si ricostituisca nei capoluoghi regionali, e quindi siamo un po' preoccupati, perché abbiamo paura che questa compressione dell'autonomia continui e anzi si aggravi proprio per questa vicinanza al centro del potere, questo ravvicinamento. Bisognerebbe rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, indipendentemente da quella che sarà la forma di Stato che si assumerà, che sia centralistica o che sia federalistica, però il problema è potenziare le scuole, dare alle scuole nuove competenze, per esempio in campo assunzionale, dove non le hanno e mentre invece altri paesi a forte indirizzo autonomistico le hanno. Quindi voi come NP proponete l'autonomia anche da un punto di vista del reclutamento degli insegnanti attraverso quindi una chiamata diretta? Per esempio su certi aspetti, ma per altri anche, perché non pensare a un ruolo delle scuole in una gestione concorsuale? Lo possono fare benissimo scuole o reti di scuole. Questo permetterebbe di evitare i mega concorsi che portano con sé non solo un dispendio enorme in termini di tempo e di risorse umane, ma anche soprattutto un contenzioso, no? che spesso li blocca. E chi valuterebbe gli insegnanti? Ma lì non ci sono problemi. Tenga presente che nelle commissioni. Lei parla del concorso o della valutazione? Chi valuterebbe gli insegnanti che meritano di andare dietro la cattedra e entrare di ruolo? Beh, lì chiaramente se si fanno dei concorsi che siano nazionali, che siano regionali, che siano a livello di reti di scuole, la commissione è composta sostanzialmente dagli stessi soggetti che oggi siedono nelle commissioni, perché poi alla fine sono docenti anziani e presidi che fanno parte di queste commissioni. Però cosa cambierebbe allo stato pratico? Una maggiore velocizzazione, la possibilità di avere un punto di vista delle commissioni che sia quello più vicino alla realtà e quindi un vaglio dei concorrenti e dei candidati che sia più adeguato, più aderente a quelle che sono le effettive esigenze delle scuole. Romito, lei diceva prima è preoccupato per questa eccessiva centralizzazione a livello regionale che potrebbe derivare da una riforma dell'autonomia. Ci fa un esempio pratico, cioè il Sud sì, effettivamente potrebbe essere danneggiato da questo genere di organizzazione? Allora, c'è un danneggiamento generale che è relativo al fatto che lo squilibrio tra le regioni oggi esiste e se non si trovano dei meccanismi correttivi come fondi di perequazione o altri meccanismi a livello politico e di alto profilo costituzionale, questo squilibrio può aggravarsi. Questo lo dico da cittadino, come preside dico che avere il ministro a Roma e traslarlo nella veste dell'assessore regionale, che diventerebbe praticamente un ministro dell'istruzione locale, in quanto che la materia delle norme generali sull'istruzione, da materia di competenza esclusiva dello Stato, diventerebbe competenza esclusiva della Regione. Questa cosa un poco ci preoccupa. Abbiamo avuto delle esperienze in Puglia nelle quali il governatore si è ingerito in questioni che riguardavano dinamiche tipicamente regolabili all'interno delle scuole, come per esempio se fare o non fare la didattica a distanza. Si riferisce a Emiliano? A Emiliano certamente, ma anche a De Luca. Oggi loro sono contrari, diciamo così, per motivi politici più generali alla
alla regionalizzazione spinta, però bisognerà poi vedere il momento in cui questa cosa verrà sicuramente mandata in attuazione quali saranno effettivamente le carte che giocheranno. Noi siamo invece fautori di una potenziamento dell'autonomia delle scuole, non solo in termini della questione dell'assunzionale, ma bisognerebbe avere una riforma degli organi collegiali che sono fermi a 50 anni fa, creare una carriera per i docenti che non hanno motivazione, nascono e muoiono allo stesso livello, non c'è una possibilità di ascesa. Anche a livello economico? Certamente, perché la differenziazione all'interno del corpo docente di fatto c'è, perché c'è chi è bravo, chi lavora meglio, ma non è possibile riconoscerla se non con provvedimenti di carattere transitorio. Noi pensiamo a riconoscimenti stabili, a possibilità di cambiare status economico. Una carriera vera. Una carriera vera, certo. Grazie a Romito, ANP Puglia. Grazie a voi, arrivederci.